dove il risultato è molto apprezzato dagli abitanti ed è divenuto un esempio di riferimento per la pianificazione dei centri storici. Nel concludere vorrei segnalare un recente e significativo apprezzamento del lavoro della ricchezza del lavoro urbanistico e forse anche architettonico di Venezia. Philippe Henry, nella sua monografia sul progetto urbano pubblicata alla fine degli anni 90, riconosce a Edoardo Vitti e ai suoi allievi un ruolo importante nella riflessione sviluppatasi nel secondo dopoguerra in Italia sul rapporto fra architettura e città, sottolineando in particolare il contributo portato da questa riflessione alla costruzione di una cultura europea del progetto urbano. Grazie.